La guerra in Ucraina sta producendo anche comportamenti anomali nella nostra quotidianità. Uno di questi riguarda, ad esempio, la spesa al supermercato. Vedete qua alla mia destra alcuni scaffali vuoti per quello che riguarda, ad esempio, il reparto olio. Ci troviamo allo spazio Conad del Rossini Center. Qui, come in altri esercizi commerciali di Pesaro e del resto del territorio della provincia, ci sono categorie merceologiche che vengono, per così dire, prese d'assalto. L'olio, la farina, la pasta. Un comportamento susseguente anche a un certo tam tam social incontrollato. Siamo venuti allo spazio Conad a chiedere al responsabile Alberto Moretti se questo è un comportamento che ha una sua logica o è semplice psicosi. Sicuramente viviamo una situazione di tensione, una tensione dovuta allo stato di guerra che c'è in Ucraina, ma bisogna tranquillizzare un po' tutti quanti i consumatori sul fatto che attualmente non ci sono problemi sugli approvvigionamenti. È vero che se da parte dei social o di altre situazioni si creano delle paure da parte un po' di tutti quanti i consumatori, nasce una psicosi e qui c'è una corsa all'approvvigionamento che può fare ovviamente solo del male in questo momento. Perché problemi, ripeto, sulle forniture delle merci non ce ne sono assolutamente, se tutti quanti richiedono alcuni prodotti si possono creare delle rotture di stock, ma soprattutto si possono creare anche delle difficoltà negli approvvigionamenti e lungo le filiere con un inevitabile aumento dei prezzi. Per cui questa è una situazione che deve essere evitata, bisogna fare gli acquisti secondo le proprie necessità familiari e penso che da un punto di vista della disponibilità dei prodotti non c'è nessun rischio. Noi come Conad siamo il più grande gruppo distributivo presente in Italia, per cui ci stiamo adoperando quotidianamente per garantire la merce negli scaffali e soprattutto salvaguardare il potere d'acquisto dei consumatori in questo momento di forti tensioni commerciali. Comportamenti anomali che generano anche azioni inusuali per l'azienda, ad esempio quella del razionamento. Lo vedete qua, massimo due pezzi per carrello, una scelta ad esempio sull'olio di semi di girasole fatta dall'azienda a tutela del consumatore. Sì, lo facciamo però per la tutela dei consumi familiari. Faccio un esempio, l'olio di girasole è il classico prodotto che serve più all'industria di trasformazione che al singolo consumatore. Oggi viene usato solo esclusivamente per friggere, con dei consumi che sono limitati alla friggitura di alcuni prodotti. Se questo prodotto chi lo deve trasformare non lo trova e si rivolge a noi, è evidente che lo toglie per il consumo familiare, il motivo per cui è stato messo un limite a tutela proprio dell'acquisto delle singole famiglie. Va detto che qui allo spazio Conad del Rossini Center la maggior parte delle corsie di scaffali sono pieni e riforniti. I vuoti si creano soprattutto, come detto, nell'olio, nella pasta, nella farina, nel riso, categorie in cui non incide però solo la guerra in Ucraina come dinamiche comportamentali, ma anche il continuo rincaro dei prezzi del pane, delle materie prime. C'è anche un diffuso sentimento di fare scorte ora per poi avere prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli che si creeranno nelle settimane a venire. Anche questo crea tensione. Noi stiamo assistendo a degli aumenti che sono figli del periodo del Covid. Lo sapevamo ancora l'anno scorso che con l'anno nuovo ci sarebbero stati possibili aumenti su alcune categorie commerciali. Lo nostro sforzo è quello di riconoscere gli aumenti all'industria, ma sobbarcarci noi come azienda il prezzo, diciamo, finale nei confronti dei clienti per salvaguardare appunto il potere d'acquisto, motivo per cui stiamo ritoccando veramente pochi prezzi per evitare che ci siano aumenti che possono generare disagio nei bilanci familiari.